Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, dopo circa un mese di utilizzo, vi porto la recensione di iPhone 11 Pro. Scopriamo insieme se è realmente un Pro. Anche quest'anno Apple mantiene un design invariato con alcuni importanti miglioramenti, i quali principalmente riguardano la fotocamera e l'autonomia. Mentre troviamo dei miglioramenti su tutti quegli aspetti presenti già su X e XS degli scorsi anni, come display, audio stereo, Face ID e le prestazioni generali. iPhone 11 Pro non cambia il design frontale, ma riprende infatti quello di iPhone X, uscito nel 2017. Le novità del 2019 stanno sul retro, dove sparisce il vetro lucido e arriva il vetro satinato, che ci dà una sensazione molto piacevole al tatto. Il bordo in acciaio resta sempre invariato, con una colorazione che cambia in base alla colorazione dei vari modelli. Facente parte dello stesso vetro è il blocco delle fotocamere, dove vi troviamo tre fotocamere circondate da un anello in acciaio, anch'esso del colore del frame laterale. iPhone 11 Pro si tiene molto bene in mano, anche se ha un peso eccessivo di 188 grammi, e ciò è giustificato dalla presenza di una grande batteria che alimenta al meglio il device. Inoltre possiamo trovare il nuovo display Super Retina XDR, dove rispetto allo scorso anno cambia la luminosità massima, 800 nits in esterna e 1200 nits durante la visione di contenuti HDR o HDR10. Mentre si noterà sin da subito l'assenza del 3D Touch e l'arrivo dell'Active Touch, ovvero un tocco prolungato che simula tutte le interazioni del 3D Touch. Grazie ai 3046 mAh, iPhone 11 Pro riesce a garantirci circa 7 ore di schermo, ovvero un utilizzo che va bene per tutto l'arco della giornata. Ora scopriamo la novità dell'anno. Sono presenti tre fotocamere. Una wide da 12 megapixel con apertura f1.8, un teleobiettivo 55 mm da 12 megapixel f2.0 e un ultra wide da 12 megapixel f2.4. Le ho testate in moltissime occasioni e mi hanno sorpreso tantissimo, sono davvero spettacolari. L'audio di iPhone 11 Pro si arricchisce del supporto Dolby Atmos, una funzionalità che Apple chiama Special Audio, e il suono è sempre ben diviso in due canali. Per quanto riguarda le prestazioni, Apple a 13 Bionic migliora del 20% le prestazioni di ogni comparto rispetto allo scorso anno e fa tutto questo con il 30% di consumo in meno. Insomma, questo device è alla portata di tutti.
E niente ragazzi, da qui è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Inoltre vi ricordo che non sono solo su YouTube, mi potete trovare su Instagram, Telegram e Facebook tramite link che vi ho lasciato sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video!